a ribrezzo del vizio che l'aveva soggiogata. Altri incontri con la Maddalena e altri commiati da lei si succedono nel continuo peregrinare di Gesù, ma senza un particolare rilievo per la discepola che vuole solo amare e servire in unione con le compagne. La sua posizione sociale riemerge quando un ricco mercante lascia a Gesù un piccolo tesoro di pietre preziose che solo lei può riuscire a vendere e bene per i poveri. E così, dopo qualche tempo, a Magdala, le onde si frangono sulla spiaggetta di Magdala quando le due barche vi approdano in un tardo pomeriggio novembrino. Non sono grandi onde, ma sempre moleste per chi sbarca, perché le vesti si ammollano. Ma la prospettiva del pronto ricovero in casa di Maria di Magdala fa sopportare senza brontolii il non desiderato bagno. «Ricoverate le barche e raggiungeteci», dice Gesù ai garzoni, e si mette subito in cammino lungo il litorale, perché hanno fatto approdo in una caletta un po' fuori città, là dove sono altre barche di pescatori di Magdala. Giuda di Simone e Tommaso, venite qui con me, chiama Gesù. I due accorrono. Ho deciso di darvi un incarico di fiducia e una gioia insieme. L'incarico è questo, che voi accompagnate le sorelle di Lazzaro a Betania e con esse Elisa. Vi stimo abbastanza per affidarvi le discepole. Intanto porterete una mia lettera a Lazzaro. Poi, compiuto questo incarico, andrete a casa vostra per le encenie. Non interrompere, Giuda. Tutti faremo le encenie a casa nostra quest'anno. È un inverno troppo piovoso per poter viaggiare. Vedete che anche i malati diradano. Perciò ne approfittiamo per riposarci e fare contente le nostre famiglie. Vi aspetto a Cafarnao per la fine di Shabbat. Sono ormai alla casa di Maria di Magdala. Si fanno riconoscere ed entrano tutti. Le donne accorrono gioiose incontro al maestro, venuto a ricoverarsi presso il loro focolare. Ed è dopo la cena, quando già gli apostoli stanchi si sono ritirati, che Gesù, seduto al centro di una sala, fra il cerchio delle discepole, le avverte del suo desiderio che partano al più presto. Al contrario degli apostoli, non una di loro protesta. Chinano il capo assentendo e poi escono per preparare i loro bagagli. Ma Gesù richiama la Maddalena, che è già sulla soglia. «Ebbene, Maria, perché mi hai sussurrato all'arrivo, ti devo parlare in segreto?» «Maestro, ho venduto le pietre preziose a Tiberiade. Le ha vendute Marcella con l'aiuto di Isacco. Ho la somma in camera mia. Non ho voluto che Giuda vedesse nulla.» E arrossisce vivamente. Gesù la guarda fisso, ma non dice parola. La Maddalena esce per tornare con una borsa pesante che dà a Gesù. «Ecco», dice. «Sono state pagate bene.» «Grazie, Maria.» «Grazie, Rabboni, di avermi chiesto questo favore. Hai altro da chiedermi?» «No, Maria. E tu hai altro da dirmi?» «No, Signore. Benedicimi, maestro mio.» «Sì, ti benedico, Maria. Sei contenta di tornare da Lazzaro? Pensa che io non sia più in Palestina. Ci torneresti volentieri a casa, allora?» «Sì, Signore, ma...» «Termina, Maria. Non avere mai paura di dirmi il tuo pensiero.» «Ma ci sarei tornata più volentieri se al posto di Giuda di Cariot ci fosse stato Simone lo Zelote, grande amico di famiglia.» «Mi occorre per una seria missione.» «I tuoi fratelli, allora? O Giovanni dal cuor di colomba?» «Tutti, ecco, meno lui.» «Signore, non mi guardare severo. Chi ha mangiato lussuria ne sente la vicinanza. Non la temo. So tenere a posto qualcuno che è ben più di Giuda. Ed è il mio terrore di non essere perdonata. Ed è il mio io, ed è Satana, che certo mi gira intorno. Ed è il mondo. Ma se Maria di Teofilo non ha paura di nessuno, Maria di Gesù ha ribrezzo del vizio che l'aveva soggiogata. E là, Signore, l'uomo che s'arrovella per il senso mi fa schifo.» «Non sei la sola nel viaggio, Maria, e con te sono sicuro che egli non ritornerà indietro.
Ricordati che devo far partire Sintica e Giovanni per Antiochia e che non si deve sapere da chi è un imprudente. È vero. Andrò allora. Maestro, quando ci rivedremo? Non lo so, Maria. Forse solo a Pasqua. Vai in pace ora. Io ti benedico questa sera e ogni sera, e con te tua sorella e Lazzaro Buono. Maria si curva a baciare i piedi di Gesù ed esce, lasciando solo Gesù nella stanza silenziosa. Giuda d'Icheriot non è estraneo alla delazione ai danni di Sintica e dell'anziano Giovanni di Endor, due grandi convertiti, colpevoli per il sinedrio di essere lei una greca pagana e lui un ex galeotto. I due discepoli saranno mandati in gran segreto ad Antiochia, dove evangelizzeranno stando al sicuro nei possedimenti di Lazzaro, il cui padre Teofilo fu governatore in Siria.